Buongiorno a tutti dal Comitato Antiracket e Antiterrorismo con Daniele Menti, City Report, Milano Trash, Telereporter. Stiamo girando la puntata che vedete giovedì, questa è una preview. Oggi ci troviamo a Pieve Emanuele, Comunatura di Milano, città metropolitana, Beppe Sala presidente, e questo è quello che troviamo, i palazzi ex Techno Office. Fai una panoramica. I palazzi che potete notare sono questo e ce n'è un altro dall'altra parte. Adesso vi facciamo vedere dove bivaccano e dormono queste persone che sono, come c'è stato detto con le forze dell'ordine, dei magrebini spacciatori. Questo è il loro posto di vedetta, infatti per la prima li vedrete in alto e non al piano di sotto. Io direi però di cosa. Vedete anche il nostro Paolo Rusconi che sta registrando per noi. Facciamo vedere qua per quanta situazione. Abbiamo trovato dentro delle borse, dei profumi, le mele, la caffè, addirittura un trinciapollo, perché si vede che è un piatto prelibato che piace. Ci vediamo con cautela perché si scivola. Da fuori è spettacolare e spettrale allo stesso tempo. Entriamo direttamente. Eccoci, qui potete vedere speciale, questo qui è uno scorcio del piano di sotto, come potete vedere ci sono un sacco di immondizie. Eccoci, scusate, è saltata la linea, come potete vedere qua il famoso trinciapollo di cui parlavamo prima. Fai vedere una panoramica di come ci si riscalda in questo posto, ci incendiano delle cose all'interno. Poi qui troviamo ancora del sunti, dello zucchero, una mela qui per terra, delle scarpe e detto non si sa bene che cosa. Per ora vi salutiamo, seguiteci giovedì su Milano Trash, Telereporter, Telecolor, Comitato Antiracket, City Report, Daniele Menti, Tullio Trapasso per la legalità, l'ordine e la sicurezza. Buongiorno, ecco l'ultimo video in prima giornata della nostra esplorazione odierna, guardate qui, abbiamo trovato un po' di addirittura con frutta, verdura e peperoni, come potete vedere, ci sono gli ascensori. E tutta questa azione qui è totalmente fuori controllo. Adesso vi portiamo a vedere proprio una delle stanze. Persone che non probabilmente ma sorvegliano il palazzo. Direi che dopo aver guardato un po' tutte queste cose, qua ci sono del vestiario, un ombrello, non vedo l'altro. Adesso esco. Questa è la nostra parte. Facciamo una ripresa qui all'esterno. Questo è il palazzo che abbiamo visitato oggi in via dell'Alpina, Pieve Emanuele. Un saluto a tutti quanti, seguiteci giovedì su Milano Trash, Telereporter, Telecolor e sulle nostre pagine social. Andiamo avanti per la